Il comico, attore e regista Carlo Verdone è senza ombra di dubbio uno zio molto orgoglioso del bellissimo nipote. Parlando di Carlo Verdone è impossibile non pensare immediatamente alla quintessenza della commedia romana. In effetti, siamo di fronte a un sacro mostro del cinema locale, romano ad hoc, che nel tempo ha dato vita non solo a numerosi film, per dire il meno esilarante, ma anche per personaggi indimenticabili. In effetti, i film non sono rari, spesso contenenti anche la sua direzione. Agli episodi, che lo vedono suonare in ognuno di essi un molto divertente e talvolta ai limiti della commedia. Persino iperbolici, i due film appena menzionati hanno comune. Inoltre, al là della presenza Gerini in alcune parti così chiamata forzata episodi specifici, la presenza personaggi molto iconici interpretati da Carlo, che d'altra parte sembrano essere quasi continuamente con a vicenda. La differenza, d'altra parte, è che mentre nella prima troviamo episodi di assemblaggio alternativi, nel secondo sono invece autonomi. Il legame di parentela con un altro grande attore forse non tutti lo sanno, ma Carlo Verdone è collegato da un vincolo di parentela, sebbene lo sia, come si dice, un parente acquisito e non di sangue. La sorella di Carlo, o Silvia, è la moglie di Christian De Sica dal 1980. Il re dell'italiano cinepanetuan sposò la sorella di Verdone nonostante le lamentele iniziali di quest'ultima. I due hanno anche lavorato insieme anche in alcuni film diretti proprio da Carlo, tra cui possiamo menzionare I compagni di scuola e una piccola parte di Cristiani in Acqua e Sapone. From l'unione del figlio del defunto Vittorio De Sica con Silvia Verdone. Due i bambini, Brando e Maria Rosa, di un costumista, sono nati. Quanti hanno già visto quest'ultimo? Maria Rosa De Sica, una bella ragazza. Oggi mamma, la ragazza è nata il 24 giugno 1987. Nonostante abbia respirato il forte clima della settima arte all'interno della casa, deciso non seguire le orme del padre, credendo che la recitazione non ha fatto per lei e preferisce dedicarsi alla moda, oggi è una moglie felice di Francesco Valentini, un uomo molto riservato cui si sa poco o nulla, che ha anche fatto sua madre. La figlia della coppia è nata nel febbraio 2023 e il nuovo genitore non ha mancato di apparire in un meraviglioso tiro sociale pubblicato da suo padre Christian De Sica sul suo profilo ufficiale Instagram, dove appare in compagnia di quest'ultimo, della famiglia Frentotò, Gallò e zio Carlo Verdone.